Fino alla nascita del bimbo avevo tante tante rubriche, tante cose da fare, tanti video, facevo un articolo ogni lunedì. Le cose sono calate, faccio meno cose, molte volte le faccio con più fretta, alcune volte escono bene, altre male. Per cui volevo capire adesso se qualcuna delle cose che ho abbandonato nel passato possono essere di interesse, magari che io le riprenda. Non riuscirò a farle tutte, ma magari ne posso scegliere una. Due al massimo, e cercare di riprendere a riportare sul canale quei contenuti che vedevo erano di interesse. Per cui volevo un attimino ricordare in questo video quali sono le cose che ho abbandonato per strada per la nascita di quel demone del bimbo che fra pochi giorni farà 2 anni. E per cui, insieme a voi, capire cosa vi interessava di più di quello che ho lasciato e farvi decidere quale rubrica riprendere. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video del canale del vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Come dicevo prima, da quando è nato il bambino ho dovuto abbandonare purtroppo alcune rubriche dalle quali mi ero molto affezionato e che mi piaceva tanto fare, che facevo sia da solo che in compagnia con altre persone. E questo l'ho dovuto lasciare per motivi di tempo. Il bambino, ovviamente, prende un sacco di tempo, molto tempo è necessario per portare avanti la gestione di un bimbo piccolo, inoltre stanca tantissimo e per cui arriva sera che sono distrutto. In aggiunta a ciò, prima vivevo in Irlanda dove facevo un part-time 3 giorni a settimana, adesso in Italia faccio un full-time, per cui il tempo si è ridotto notevolmente da tutti i punti di vista. Però molte delle rubriche che ho lasciato mi piaceva tantissimo farle e vorrei almeno riprenderne una. Poi magari un po' come diciamo il portafoglio che stiamo facendo insieme, magari lascio scegliere a voi con un nuovo sondaggio quale andare a riprendere. Però volevo illustrare, e come dicevo all'inizio del video, quali sono le rubriche che ho abbandonato a causa di queste dinamiche che sono venute a verificare nella mia vita. La prima rubrica che ho abbandonato è quella delle interviste, in cui cercavo di coinvolgere ogni tanto, magari con cadenza bisettimanale, delle persone all'interno del canale, intervistandole, andando a capire quali erano le motivazioni che hanno portato a fare determinate scelte e perché le hanno fatte e come si sono andati ad evolvere come persone. E vi ricordo che le interviste che ho fatto non sono solo in ambito appunto di investimenti, di finanza, di risparmio, ma ho intervistato anche persone, ad esempio, che facevano mestieri normali, ad esempio la food blogger, o ho intervistato un osteopata, ho intervistato un fotografo, non solo ho intervistato appunto altri colleghi che, come Domenico di Vivere Dividendi o Gianluca Ranieri Bandini e tanti altri, avevo fatto interviste però che erano un po' più ad ampio spettro, proprio perché volevo portare nel canale dei contenuti che fossero più ampi possibili, che potessero raggiungere più persone possibili. Vi ricordo ad esempio che avevo intervistato il top trader di eToro, credo che lo sia ancora perché insomma l'hanno intervistato su riviste di settore molto importanti. Questa rubrica mi piaceva farlo perché dalle interviste si traevano non solo appunto dei contenuti da proporre sul canale, ma anche si andavano a trarre delle lezioni da persone che fanno qualcosa come te magari in maniera diversa o che fanno qualcosa di completamente diverso. E potevano essere lezioni per me, che appunto le andavo a intervistare, che potevo mettere nel mio fagotto altre nozioni, ma anche per chi mi seguiva, perché appunto poteva prendere alcuni spunti delle nozioni che andavo a presentare durante le interviste e potevano essere degli ottimi modi per migliorarsi interiormente ma anche esteriormente. La seconda rubrica che avevo abbandonato si chiama Buonanotte Mercati ed era una rubrica con cadenza settimanale in cui appunto si andava a valutare quello che era successo nella settimana precedente sui mercati azionari. Avevamo parlato all'epoca delle elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, quando c'era in corso la rielezione del presidente degli Stati Uniti. Abbiamo parlato di tutto quello che poteva sovvenire dal mercato cinese, dalla pandemia, dai vaccini, tutto quello che si è andato ad evolvere nell'anno scorso. È una rubrica che mi piaceva tantissimo perché la facevo magari ogni settimana con ospiti diversi. C'era il core degli ospiti, che magari erano le due o tre persone che giravano sempre con i nostri canali, però poi la rubrica si è andata ad evolvere con personaggi sempre diversi che andavano ad aiutarci e a coadiuvarci. Quella rubrica mi piaceva tanto proprio perché si riusciva anche a scambiare delle opinioni in tempo reale, sia con appunto gli interlocutori che partecipavano live
perché quella era una rubrica live, ma anche e soprattutto con voi che ci seguivate, potevate interagire con noi rispetto a quello che erano le nostre considerazioni e magari potevamo portare le vostre considerazioni in cabina di regia e cercavamo di discuterle anche noi assieme a voi per cercare di trovare un punto della situazione. Era una rubrica molto interessante che a volte si andava a orientare su degli argomenti specifici, magari quello che era successo di importante nella settimana precedente, ma a volte si andava semplicemente a valutare il mercato azionario in quel momento e il mercato globale, quello dell'economia globale, per cercare appunto di capire come si stava evolvendo, come si era andato a comportare nella settimana precedente e come poteva evolversi in futuro. L'ultima rubrica che sono andato ad abbandonare era quella che si intitolava Rizza le orecchie, anche quella fatta in live, in cui si andava a cercare di creare insieme a voi un portafoglio di REITs globale che non fosse solo relativo al mercato azionario americano, ma che andasse a inglobare anche REITs di altre nazioni. Andavamo ad analizzare aziende insieme e poi voi sceglievate tramite sondaggio quale inserire nel portafoglio che andavamo a seguire su Wallmine per andare a vedere come si andavano a comportare in toto queste aziende di livello mondiale nel mercato immobiliare. Come dicevo prima, è la mia rubrica preferita proprio perché a me fanno impazzire da morire REITs e analizzarli di volta in volta insieme a voi mi faceva anche scoprire aziende nuove delle quali magari fino alla settimana prima non ero a conoscenza, perché ovviamente è un mercato talmente ampio quello mondiale che non si può, anche essendo esperti o anche essendo orientati a quel settore, non si può conoscere tutto quello che vi gira intorno. Attualmente ho ancora quei titoli che abbiamo scelto insieme nel portafoglio tracking di Wallmine, per cui sono ancora lì, si può continuare. Basta semplicemente fare nuovi video in cui andare a scegliere nuove aziende e aggiungerli e magari proseguire quel percorso che si era andato a iniziare qualche tempo fa. Magari non so quante e quali di quelle rubriche che avevo creato possono andare ad essere di nuovo reinserite nel canale, però avere un feedback da parte vostra di quale era o erano quelle preferite mi può aiutare a capire anche quale scegliere nel momento in cui io voglia reintrodurne una o due o più di una o due. Per cui spero che voi mi diate un feedback positivo su alcune di queste rubriche, magari nessuna delle tre vi piaceva e per cui nessuna delle tre andrà a essere reinserita sul canale, però avere un confronto con voi mi fa anche capire quali siano gli interessi delle persone che mi seguono sul canale e cercare di dare appunto dei contenuti che siano più in linea con quelle che sono le aspettative che avete da parte mia. Per cui aspetto un vostro feedback, lascerò un link qui sotto in descrizione con un sondaggio sul gruppo Telegram, sul canale Telegram, e aspetto le vostre risposte per sapere quale di queste tre rubriche che ho abbandonato sono da reinserire. Bene, spero che questo contenuto sia stato di gradimento e se lo fosse stato un bel pollice in su, e se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo, ma soprattutto per non perderti le nuove rubriche o le vecchie che verranno reinserite sul canale in base al sondaggio che la gente andrà a rispondere su Telegram. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!